Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Paola Severino, ministro della giustizia. Buonasera a tutti. Buonasera e buonasera Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore. Um, Roberto, buonasera. proprio il tuo giornale oggi ha scritto a proposito uh, del DDL anticorruzione: vuoi per veti o accordi politici, vuoi per scelte tecniche, presenta una serie di lacune. Quali sono le lacune, subito dopo la pubblicità? Allora, Ministro Severino, ieri finalmente è stata approvata al, al Senato la legge anticorruzione, il DDL anticorruzione. Ehm, quello che ne è uscito dopo mesi di dibattiti, di immagino mediazioni, è la legge che aveva in mente lei? Ma direi proprio di sì. Uh, io mi ricordo la prima intervista che ho rilasciato su questo argomento, l'ho rilasciata a Liana Milella a Repubblica. E lì delineavo quelle che dovevano essere le caratteristiche essenziali della legge: introdurre i due nuovi reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze illecite, ehm, elevare le pene eh, e rendere più facile la distinzione tra corruzione e concussione. Bene, se mi proietto all'oggi, da quella prima intervista, devo dire che la legge contiene tutte queste cose. Quindi è soddisfatta? E direi proprio di sì, perché è veramente un risultato che fino a qualche mese fa eh, non so quanti ritenessero si poteva ottenere. Mm. E lei pensa che grazie a questa nuova legge la corruzione diminuirà nel nostro Paese? Allora, dipende dal tipo di aspettative che abbiamo. Se si pensa che una legge sia una bacchetta magica che risolve all'improvviso tutti i problemi, devo dire che eh, questo tipo di aspettative eh, andrebbe deluso perché non siamo né maghi né streghe e non riusciamo con la bacchetta magica a risolvere di colpo tutti i problemi. Però se devo parlare di aspettative concrete, di aspettative quelle che si verificano sul medio-lungo periodo, devo dire che questa legge sarà efficace è la prima legge che si occupa di prevenzione e di repressione della corruzione, quindi la affronta in entrambi gli aspetti e io credo fortemente eh, nella prevenzione prima ancora della repressione. Un fenomeno si cerca prima di contenere con delle regole, con dei modelli di organizzazione della pubblica amministrazione, con le regole sulla trasparenza. Se poi non ci si riesce Quel che rimane verrà punito e verrà punito severamente. Mm. Eh, Roberto Napoletano, eh, lo ricordavo prima della pubblicità, il tuo giornale oggi eh, a proposito della legge anticorruzione scrive: Vuoi per veti o accordi politici, vuoi per scelte tecniche. Questa legge pres presenta una serie di gravi lacune. Quali sono, eh, secondo te, eh, secondo i, i tuoi giornalisti esperti in materia, le lacune più gravi? No, noi abbiamo espresso un giudizio articolato, partiamo dalle lacune, eh, la lacuna riguarda la concussione per eh, induzione, eh, riguarda quindi la pena e la prescrizione collegata alla concussione per induzione. Eh, C'è un'altra osservazione che riguarda l'influenza illecita e anche qui la pena e quindi ciò che permette di investigare per il perseguimento del reato. Detto questo però, e questa è la posizione che oggi il giornale ha espresso, che è la posizione di sempre, è che dal primo momento noi abbiamo sostenuto che questa legge era molto importante, entrava a pieno titolo nell'agenda del governo e ha fatto bene il ministro Severino a ricordare che non tutti scommettevano sul fatto che questa legge diventasse realtà. Secondo elemento che va sottolineato è che abbiamo dei reati nuovi, cioè la corruzione fra privati è un nuovo. Lo stesso traffico di influenza illecita è un reato nuovo. In molti casi, non nei due citati, le pene accessorie aumentano e ci sono un complesso di elementi che riguardano appunto la prevenzione e poi successivamente la sanzione che sono oggettivamente innovativi. Quindi io credo che eh, da questo punto di vista eh, sarebbe stato importante e utile completare l'opera. E credo che eh, la soddisfazione del ministro Severino sia eh, legato al dato politico, mm. al momento politico che vive il Paese e al Parlamento su cui si deve misurare. Però al di là di questo elemento che esiste Occorre però anche sottolineare che come elemento di fiducia in questo Paese è importante che in questo momento si approvi una legge sulla corruzione, ma non solo e non tanto, per come si dice perché certamente serve per attrarre investimenti, certamente serve per, eh, diciamo, per restituire credibilità al nostro Paese, però quello che è importante è uscire un po' dal vago e entrare nel. Contenuto operativo. Quindi, io credo che per noi, per noi, rispetto anche agli investitori esteri, quello che sarà importante. E quanto noi tutti crederemo in questa legge. Parlo degli operatori della giustizia, parlo dei giudici, parlo sì, degli sì, avvocati che anche le, le pene, sono... anche le durate, dipendono dal funzionamento della macchina. Certo, 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 giustizia. però aspetta, non andiamo e... troppo lontano, aspetta, ti, scusami, ti interrompo, perché vorrei tornare al ministro eh, Severino. Perché intanto le vorrei chiedere: insomma, le lacune che sono state elencate dal direttore sono. Eh, diciamo, hanno contato di più i veti politici o le ragioni tecniche? Ma direi eh, soprattutto le ragioni tecniche, eh, anche se lo sfondo crederle, era ministro, politico. No, no, invece mi deve credere <ride> e spero che la mia spiegazione <ride> la convinca. Eh, motivi tecnici: noi potevamo scegliere di fare un provvedimento omnibus, eh, nel quale eh, potevamo mettere come in un grande contenitore tutto quello che c'era stato richiesto. Allungamento dei termini di prescrizione. Che è revisione... che viene fatta certo. no? che non, non è stato fatto l'allungamento certo. dei termini di prescrizione. E revisione dei reati societari, eh, autoriciclaggio, come vedete, aggiungo degli altri temi a quelli che. La ha già... Reintroduzione del falso in bilancio. Reintroduzione del falso mm. in bilancio, eccetera. Eh, questo avrebbe reso questo provvedimento mh, gigantesco e avrebbe probabilmente impedito di eh, farlo approvare. Dunque, le ragioni tecniche sono lo sfondo delle ragioni politiche. E questa scelta avrebbe certamente bloccato il provvedimento e forse sarebbe stata anche scorretta dal punto di vista tecnico. Di lei ha preferito ottenere eh, di meno, ma eh, ottenere qualcosa. Io ho preferito ottenere tutto quello che si poteva ottenere sul tema della corruzione. E credo che su questo tema noi abbiamo ottenuto veramente tutto pene più severe, come dicevamo, un elenco di reati assolutamente completo come ci si richiedeva di fare, eh, delle pene eh, adeguate e un sistema di misure accessorie adeguato. Questo era il cuore del problema, questo era quello che ci interessava in nucleare, il resto lo si potrà fare. Io non escludo, per esempio, che in materia di prescrizione si possa aderire a, ai progetti che già sono stati elaborati. A me piace moltissimo per esempio quello che ha elaborato Michele Vietti sulla, corruzione, sulla prescrizione. Il vicepresidente del, vicepresidente del, CSM. del CSM, in un provvedimento separato. Ne potremo ragionare. Ma questo scusi, eh, ne potrete ragionare eh, dopo l'approvazione del DDL anticorruzione alla Camera o sono possibili modifiche? Alla Camera, quando adesso probabilmente arriverà la Camera. Portiamo a casa il risultato. Io direi: portirete la fiducia a casa. anche alla Camera? Eh, questo non lo so, ma citerei moltissimo a che questo ultimo passo venisse compiuto e che questo avvenisse senza eh, appesantire il provvedimento di contenuti che non può avere in questo momento. Mentre ci può essere un forte impegno sugli mm. altri fronti. C'è un provvedimento per un disegno, per esempio, pendente in materia di reati societari, affrontiamolo. Eh, ma il fatto stesso che ci sia un provvedimento separato da quello in materia di corruzione dimostra che i due argomenti si possono trattare separatamente. Ha visto prima il. Ma ci sono... Prego, direttore. No, volevo, dire se, volevo chiedere al ministro se ritiene che ci sono i tempi per intervenire sulla prescrizione e sui reati societari di cui ha parlato parallelamente a questo provvedimento? Guardi, io mi sono resa conto che i tempi parlamentari dipendono, questi sì, molto dalla volontà politica. Io ho visto dei provvedimenti avere degli itinerari accelerati e risolversi in poche battute e la calendarizzazione ha scoperto essere un segreto molto importante nell'andamento parlamentare di una legge. Quindi se c'è una volontà politica forte un provvedimento lo si può completare eh, in poche battute ed in poco tempo e in ogni caso si può comunque lasciare un segno perché un buon disegno di legge che si possa eh, poi completare nel tempo rappresenta sempre una traccia molto importante. Eh, ministro, siccome eh, abbiamo citato prima il falso in bilancio no? e molti osservatori, analisti oggi hanno detto che insomma, bisognava reintrodurlo questo falso in bilancio che è stato abolito con la legge Cirielli, mi pare, se ricordo bene, e con lei pensa che sia stato commesso un errore quando il falso in bilancio è stato depenalizzato? Eh, allora, non è stato depenalizzato, diciamo che la pena è stata resa eh, più lieve eh, e che ci sono eh, state delle condizioni che ne rendono più difficile la procedibilità, eh, ma io credo certamente che il falso in bilancio sia uno dei reati spia della corruzione, quindi appartiene ad un mondo diverso da quello della corruzione però può rappresentare il preludio della corruzione. Come mi creo la provvista di denaro per corrompere un pubblico ufficiale? Se sono un imprenditore o il titolare di una società lo faccio attraverso un il falso bilancio in bilancio e con il nero, no? quindi farebbe parte della cosiddetta prevenzione quasi. Questo, fa parte no? sì della fase preliminare rispetto mm. alla corruzione e a tanti altri reati, perché naturalmente il falso in bilancio può essere il preludio di tanti altri reati anche di natura fiscale, per esempio. Quindi è un problema serio, è un problema che va affrontato mm. con molta serietà e ci sono dei disegni pendenti e già in avanzato stato di studio eh, da parte del Parlamento che riguardano questo tema. Se diciamo che eh, diciamo, l'opposizione più dura è arrivata dal PDL, diciamo una cosa corretta o... Eh, guardi, ehm, ci sono stati dei momenti nei quali ehm, è stato più diretto, più duro il dialogo con il PDL, eh, degli altri momenti in cui eh, è stato più difficile il dialogo con gli altri partiti. Per esempio sul tema delle pene. Il catalogo delle pene era sconfinato da chi eh, chiedeva eh, delle pene esemplari eh, 30 anni. 20 anni, eh, a chi chiedeva delle pene minime eh, assolutamente al ribasso, difficile è stato tenere il timone al centro e mm. decidere delle misure, delle pene che fossero giuste, che fossero adeguate per il tipo di reato. Eh, mi sembra però che questo uh, sia proprio riuscito. Siete, ma ha mai temuto che potesse cadere il governo su questo DDL anticorruzione? C'è son... mai stato un momento in cui. Beh c'è stato il momento nel quale abbiamo chiesto la fiducia alla Camera, che è stato un momento abbastanza drammatico, abbastanza teso. Eh, prima dell'estate eh, quella votazione fu accompagnata eh, da una forte polemica. Eh, proprio perché eh, la richiesta di fiducia eh, aveva eh, provocato delle forti reazioni. Però non ha mai temuto per la tenuta del governo. E io sono sempre stata ottimista, e non è uno slogan, l'ho detto più volte, sono ottimista e tenace e credo che, eh, che i passi <ride> si debbano fare un po' alla volta. Senta, eh, Ministro, le nuove norme sulla conclusione e relativa prescrizione incideranno. Uh, su due uh, vicende giudiziarie che hanno molto colpito diciamo, l'opinione pubblica, lei sa a cosa mi riferisco, al processo per lo <ride> in lo tutti gli italiani, a <ride> penati. Ecco, mh, incideranno queste, questa, queste nuove norme sulla concussione e proscrizione? Eh, tutte le riforme incidono sui processi in corso, quando venne riformata la norma sull'abuso d'ufficio, per esempio caddero eh, tutta una serie di eh, processi che erano in corso, eh, così come accade normalmente quando si cambiano eh, delle leggi in senso più favorevole. E qui però dobbiamo fare un discorso eh, un po' più articolato perché noi abbiamo fatto i nostri studi, abbiamo fatto le nostre verifiche. Innanzitutto vi sarà continuità tra le norme e dunque non ci sarà una caduta. Drastica dei procedimenti in corso. Ci sarà il problema della prescrizione, ma è un problema molto contenuto. I dati che ma riguarderà noi... il processo Berlusconi-Rubi, per esempio? Guardi, il processo Berlusconi si dovrebbe prescrivere se non sbaglio nel 2019. Allora, io penso che da qui al 2019 ce ne sarà di tempo per concludere quel processo. E il caso Penati? Il caso Penati è un caso nel quale ehm, il calcolo della prescrizione dovrebbe portare ad una maturazione della prescrizione l'anno prossimo ed è un caso molto particolare perché è un caso nel quale le indagini sono state iniziate ehm, a 7-8 anni dai fatti. Che, che è uno dei problemi, no? Che è, le indagini che spesso, uno... quasi sempre, cominciano a 5-6-7 anni. Ecco, però, dal però reatto, io credo del... che... Di, di poter fare una domanda agli italiani, non è una domanda tecnica, è una domanda alla quale credo che tutti potrebbero rispondermi. È possibile che io debba misurare l'entità della pena, eh, quindi debba dare la misura della pena pensando alla prescrizione o io devo dare la misura della pena pensando alla gravità del reato? Io credo che questa è una domanda alla quale tutti eh, debbano essere messi in grado di rispondere. Devo eh, pensare ad una pena sconfinata sul perché certi reati o certi processi iniziano ad anni eh, dalla commissione dei fatti oppure io devo stabilire una pena giusta per quel reato e io credo che la pena per la concussione sia una pena giusta e poi verificare se il meccanismo della prescrizione mi consenta di perseguire efficacemente tutti i reati. Io credo mm. che questa sia la seconda strada mm. e credo che questa sia la strada da perseguire anche modificando il regime della prescrizione. Mm. Eh, peraltro eh, bisogna anche ricordare che Penati ha annunciato che lui rinuncerà comunque alla prescrizione, no? anche qualora il suo caso dovesse rientrare. Eh, senta, Ministro, eh, eh, un'altra cosa che è stata molto discussa è l'incandidabilità no? sì. eh, eh, per i condannati. Eh, il governo può garantire che eh, questa norma sull'incandidabilità dei condannati entrerà in vigore? Prima delle prossime politiche, cioè nella primavera della, del 2013 dell'anno prossimo. Il governo per certi versi ha garantito molto di più. Si è impegnato con un ordine del giorno eh, del Senato, eh, presentato appunto al Senato, eh, a varare questa, questa delega eh, entro un mese dal completamento del provvedimento sulla concussione. E, dunque eh, non solo vi è una forte volontà del governo di riempire la delega in tempi brevissimi, e io spero possano anche essere meno di un mese, perché già stiamo lavorando al provvedimento. Eh, ovviamente tutto dipende dall'approvazione del provvedimento sulla corruzione, quindi come vede eh, l'interesse a che questo provvedimento venga Definitivamente approvato anche dalla Camera e duplice. Non solo perché riteniamo che queste norme siano giuste e rappresentino una misura efficace contro la corruzione, ma anche perché dall'approvazione di questa legge deriva anche il regime della incandidabilità, mm. che naturalmente si rifletterà sulle elezioni. E prossime. che è un, diciamo, una norma che interessa tutti i partiti politici, visto che tutti hanno un problema grande come una casa di. Eh, fiducia di riconquistare sì. la fiducia dei cittadini che, no? che interessa agli italiani mm -hmm. perché io mi chiedo sempre cosa interessa agli italiani. Agli, agli italiani interessa il processo di questo o quel personaggio politico o interessa avere una buona legge sulla corruzione. Agli italiani interessa eh, che ci sia questo o quel candidato in più o in meno? Oppure che in Parlamento non siedano delle persone condannate? Ecco, io credo che la risposta sia molto chiara, molto semplice, che non richieda professori universitari per essere elaborata. Eh, direttore, è così semplice la risposta secondo te? No, perché la società civile non è per forza di cose eh, meglio eh, della comunità politica posso o, dire... o economica. No, voglio... Allora, voglio, sebbene non è assolutamente così semplice, voglio indicare un dato che può eh, aiutare a capire di che cosa stiamo parlando. Eh, si parla molto, e ha ragione, eh, per il, quello che io chiamo vergognoso aumento dei costi della politica, perché sono vergognosi i comportamenti, vergognoso l'uso che si è fatto di queste risorse pubbliche. E credo che sia giusto parlare in questi termini. L'entità in gioco, penso a quello che è successo con, dopo il titolo V delle regioni, è che si è raddoppiata questa spesa, Adesso, siccome cito a mente è da più di 400 milioni a 800 e passa. Quello che però molti sottovalutano è che parallelamente la spesa pubblica che io chiamo le uscite improduttive delle regioni hanno raggiunto la cifra a record di 151 miliardi. Partendo da poco più di 105, 107, cito comunque a mente, io credo che lì ci sia molta corruzione. Molta, molta corruzione perché eh, c'è un clima, un sistema che riguarda la politica e, e riguarda chi con la politica dialoga eh, nell'illecito. Perché non è possibile, non si tratta di spesa per investimenti, non si tratta di spesa in conto capitale. In questo senso era importante fare una legge sulla corruzione era importante ed è importante farla oggi, così come resta importante quello che abbiamo detto all'inizio sui tempi della prescrizione, anche collegati alle pene. Uh, avendo un occhio ai processi in atto e avendo un occhio ai processi futuri. Però siccome la domanda mi sembrava che si riferisse non è solo politica, allora devo dire che questa è la questione civile di questo paese che tocca il lato giudiziario, ma deve toccare la coscienza collettiva. Cioè quelle cifre indicano quello che è successo in questo paese. Pensate, si era fatto il decentramento per dire Controlleranno i cittadini, in realtà si è decentrata l'irresponsabilità. Cioè sì, in dieci quanti... anni è aumentata del 50%. Roberto, 50... Tu, scusami, tu non sai quante trasmissioni ho fatto io qui sul federalismo, eh, la ma guarda di... che la radice, economia, eccetera, della, eccetera, eccetera. De, la, la radice del problema di corruzione è questa. Noi su, in quel terreno dobbiamo intervenire con pene severe. Con una coscienza collettiva Chiaro. che rimuova questo problema e con un'azione responsabile di tutti i soggetti coinvolti, come ho detto all'inizio: parlo dei magistrati, parlo degli avvocati, parlo degli investigatori. Penso che dovremmo fare la nostra cittadini. parte come cittadini. Eh, eh, adesso vi faccio vedere, Ministro, il punto di Paolo Pagliaro: perché ovviamente un antidoto alla corruzione è eh, la trasparenza, no? si, se ne parla tantissimo, purché non sia finta. Guardiamo il punto. Nei trent'anni trascorsi in un ufficio della Pubblica Amministrazione indiana, il signor Tolimparambi Draguanandan ha dovuto convivere con l'endemica corruzione che caratterizza la vita quotidiana di quel paese. Ma quando è andato in pensione, il solerte funzionario si è preso la sua rivincita e ha aperto il sito internet I Pay The Bribe, che tradotto significa Ho pagato una mazzetta. Scopo del sito era raccogliere le testimonianze dei cittadini sugli episodi di malcostume vissuti. Alcuni milioni di persone hanno subito risposto all'appello, creando non pochi problemi al sistema di malaffare sul quale si basa gran parte della società indiana. Sull'onda del successo, il portale si è evoluto e oggi è composto da tre sezioni diverse. Ho pagato una tangente, mi sono rifiutato di pagare e non ho avuto bisogno di pagare. Insomma, denunce ma anche buone notizie. Questa pratica indiana viene citata spesso dagli esperti che in Italia sul sito di Forum PA si interrogano sul modo migliore per favorire la trasparenza della pubblica amministrazione. L'idea iniziale era che la trasparenza potesse essere garantita dalla pubblicazione online di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi. Poi, quando questa buona abitudine ha cominciato lentamente a prendere piede, ci si è accorti che l'abbondanza di informazioni e la mole eccessiva di dati erano l'esatto opposto della trasparenza. Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum PA, osserva come l'affastellarsi di norme, di specifiche, di commi, che ricordando quello che era già obbligatorio lo prescrivono nuovamente, ma con originali dettagli, sta uccidendo la trasparenza per asfissia o, se vogliamo, per bulimia. E infatti, con tutta questa trasparenza, si sono potuti distrarre per usi personali decine di milioni di euro in più consigli regionali, per parlare solo di quelli, senza che le centinaia di commi obbligassero a spiegare quanti soldi erano stati distribuiti ai gruppi e come li avessero spesi. Ministro Severino, la vostra nuova legge anticorruzione avrebbe impedito i casi fiorito Batman per parlare di... Uh, che non è poi proprio un caso di corruzione nel senso, però insomma diciamo la distrazione di soldi pubblici. Uh, che, cosa, che, cosa, che cosa, si può fare per impedire allora, altri casi di questo eh, genere? Certamente le norme ci sono e sono le norme sul peculato, quelle che prevedono uh, i fenomeni del genere di quello uh, del quale stiamo parlando. Uh, quindi certamente dal punto di vista penale uh, lo strumentario c'è. Ehm, dal punto di vista della prevenzione eh, si citava la trasparenza e, e si citavano anche gli aspetti negativi di un eccesso di trasparenza che porta poi ad un eccesso di documentazione. Ehm, nelle nostre leggi, perché non solo nel provvedimento anticorruzione ma anche in altri che riguardano la, la pubblica amministrazione, direi che eh, sono confluiti due aspetti, la tra trasparenza e la semplificazione. Perché eh, se non mettiamo insieme questi due aspetti, eh, la lotta alla corruzione e alla capacità di occultare attraverso un forte esercizio della discrezionalità degli spazi nei quali si annida la corruzione diventa estremamente problematica. Direttore, ma... cosa dici? No, no, no. Come... Non stavo no. intervenendo sul. sul uh -huh. stavo seguendo il ragionamento, ma stavo. Era un ecco, qui. E la, dicevo uh, che sono queste due... Secondo me era giusto testi... quello che diceva il ministro Severino. Cioè... E, e poi c'è anche una... Da cambiare la concezione del, dell'uso del denaro pubblico, perché lì andiamo all'altra sponda del fenomeno, cioè quella dell'uso in debito di denaro di cui si ha la disponibilità. Il denaro pubblico non è denaro di nessuno, è denaro di tutti, di cui quindi ciascuno deve poter dare conto a tutti. L'uso del denaro pubblico per fini propri eh, rappresenta veramente una corruzione, una forma di corruzione mm. anche se non eh, tecnicamente eh, definibile mm. come tale, di corruzione morale. Eh, Senta, Ministro, lei ha mh, detto recentemente che siamo di fronte a una situazione peggiore di Tangentopoli di vent'anni fa. No? Um, lei pensa che siccome sono passati appunto vent'anni mm -hmm. e ci ritroviamo in una situazione peggiore, che cosa possiamo aspettarci? Cioè, dovremo tra vent'anni fare un altro mea culpa? O cosa, cosa, I cittadini sono preoccupati? Per diciamo, questi livelli di corruzione che sembrano senza fine. Allora la vostra legge metterà un, uh, un argine, ma uh, non basterà, uh, anche in base a tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo detto questa sera. Beh, io direi che eh, se procediamo per punti, vorrei leggere quello che ha scritto un attuale senatore che eh, è stato uno dei protagonisti di Tangentopoli, è il senatore D'Ambrosio. E a proposito della legge che abbiamo approvato al Senato ieri ha detto che è la prima volta nella storia italiana nella quale si affronta in modo adeguato il problema della corruzione con la finalità di prevenirla e reprimerla al contrario di quanto accaduto all'indomani di Mani Politiche quando la politica cercò invece di rallentare l'azione della magistratura e allora già questo mi Ambrosa sembra allora era, un dato parte importante del pool, perché parla qualcuno che è di tangentopoli se ne intende Secondo aspetto del problema non è solo uh, attraverso il decreto anticorruzione che si deve intervenire occorre intervenire con delle norme che attengano al controllo del finanziamento uh, dei partiti, del controllo di queste risorse che devono essere utilizzate per finalità pubbliche e non per finalità e, private. E la selezione della, no, della classe politica, della classe dirigente. A questo proposito, le piace tutto questo dibattito sulla rottamazione? Ma eh, io credo che i ricambi eh, vadano fatti, eh, che i ricambi generazionali siano importanti. Attenzione a non gettare troppo, quando si parla di rottamazione o di ricambi bisogna uh, scegliere bene. Vede, sarà che io ho vissuto una generazione che da questo punto di vista è stato sfortunato, perché quando ero giovane mi dicevano eh beh, mh, stai calma perché ci sono davanti a te quelli più grandi o quelli anziani, oggi mi dicono fatti da parte perché sei anziana e devono arrivare i giovani. Anche qui io credo che una sana via di mezzo uh, occorra. Eh, che quindi la rottamazione mm. non debba buttare via anche le parti buone eh, di persone mm. che magari hanno accumulato esperienze. Insomma non è un dato anagrafico, neanche di numero delle legislazioni. È un dato di, di qualità mm. eh, e credo che... Posso eh, dire una cosa? Certo. No, volevo dire che eh, condivido quello che il brano letto del giudice D'Ambrosio, eh, oggi senatore, voglio anche però aggiungere una cosa, che la cosa più terribile... È effettivamente che noi ci troviamo vent'anni dopo in una situazione peggiore rispetto a quella di vent'anni fa. Eh, perché peggiore? Perché vent'anni fa si rubava per sé un po', si rubava per i partiti molto. Eh, quello che è emerso adesso è non solo che si è rubato di più per sé, ma che il sistema, ecco perché io non volevo parlare del decentramento, volevo dire che si era creato un sistema in cui allargando la spesa che abbiamo decentrato... Così, dicendo che potevamo controllare invece abbiamo decentrato il non controllo, questa spesa in molti casi, non per tutti, si è fortemente accresciuta. Anche il riferimento che faceva prima il ministro Severino, che l'eccesso di informazioni poi copre questa luna. Allora io dico che la legge per la corruzione è importante, sono importanti le pene, è importante chi applicherà questa legge. È importante però che noi cambiamo in profondità. In un certo senso serviranno. Gli italiani, cioè serviremo noi, dovremo capire che le cose sono cambiate, che questo sistema non come, certo. è sostenibile, che c'è un valore etico che deve come dire, guidare i nostri comportamenti. Ma cioè, valore etico c'è anche un valore economico, sia... perché, no, perché sappiamo che no, la situazione si porta un sacco di soldi come l'evasione fiscale. Eh, scusami, direttore, e, siccome fuori... sono. Sono, sono in chiusura e volevo chiedere mm. al Ministro Severino, siccome lei ieri quando ha parlato al Senato ha detto tra le altre cose difendendo la vostra legge anticorruzione mm -hmm. contro quelli che dicevano che era lacunosa, acqua fresca eccetera eccetera, a un certo punto ha detto bisogna passare qui dentro per capire quanta fatica c'è dietro ogni provvedimento. Allora le chiedo, questo è il bello. O il brutto della politica telegrafica? No, no, direi che eh, la fisiologia della politica, perché è il confronto delle idee, eh, è il confronto degli aspetti tecnici, è la difficoltà di mettere insieme eh, e di arrivare ad un risultato comune, mm -hmm. è la difficoltà di costruire. Vede, a demolire non ci vuole niente. A criticare ancora di meno costruire richiede fatica, ed è una fatica che con il Parlamento abbiamo fatto. Eh, lei è un avvocato di grido, nella primavera prossima tornerà a fare l'avvocato? Il professore. E quindi esclude di poter fare politica? Assolutamente sì. Grazie. Assolutamente sì nel senso di escluderlo, ecco. <ride> non, non direbbe piuttosto mai dire mai, eh, sì, no? Ah, uh, certo, nella vita mai dire mai, però io credo che ciascuno, che ci sia una stagione per ogni cosa e che questa sia stata una straordinaria stagione in cui nell'emergenza uh, ci è stato richiesto di dare una mano e dopodiché ritorneremo al nostro lavoro. Ma se le chiedessero di fare il ministro anche un futuro governo politico? Credo veramente che questa esperienza, che mi ha molto arricchita, sia un'esperienza da limitare a questo periodo. Grazie, grazie Ministro Paola Severino, grazie Direttore Roberto Napoletano e prima, di, eh, prima di salutarvi, spettatrici e spettatori, vorrei ricordarvi che fino al 28 ottobre è in corso la campagna nazionale della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Sabato e domenica eh, prossimi potete acquistare i ciclamini per sostenere la ricerca e per avere informazioni basta che consultiate il sito wwwfibrosicistica ricerca. Punto it. E adesso do la linea a Corrado Formigli e al suo Piazza Pulita, è l'ultima puntata di questo ciclo. E quindi eh, buon lavoro, in bocca al lupo e noi ci vediamo come sempre domani. Arrivederci.